Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Nuovo video un po' polemico, sempre dall'auto perché è il posto dove riesco a polemicizzare meglio. Il titolo è un po' particolare: vendo GH5S per passaggio ad Harry. Beh, allora, questo video non è un video tecnico, ma sono delle mie considerazioni su una cosa che mi è capitata di leggere sui social network. Sui social io ho tantissime amicizie, tantissimi professionisti del settore, e oggi mi è capitato di leggere un annuncio particolare: vendo una GH5S per passaggio ad Harry. Ora, premetto che io non ho nulla contro nessuno, ma devo dire anche che questa persona è un videografo, quindi una persona che è un videomaker, una persona che realizza contenuti digitali per eventi sostanzialmente. Almeno questo è quello che ho sempre visto, lui realizza soltanto dei progetti, dei prodotti per eventi. Ora, questo professionista ha lavorato per tanti anni con un'ottima macchina, e già quando lavorava con quella macchina per me era surreale il suo utilizzo per gli eventi, che era una C500. Poi fece, però era una bella, è una bellissima macchina, forse non adatta agli eventi, ma più a dei set un pochino più organizzati, sia per la pesantezza del file, per la gestione della camera, insomma un pochino più particolare, e poi passò a GH5S in questo caso. Ma GH5S, come tanti altri corpi macchina, sono più che adatti, forse sono perfettamente adatti alla realizzazione di video per eventi. Ora che ho letto questo messaggio mi sono reso conto che della poca conoscenza dei professionisti di queste cose, perché se sei un professionista e conosci tecnicamente quelle che sono le attrezzature che vengono utilizzate normalmente per la realizzazione di contenuti, di film, di fiction, di video di matrimoni, di video per le fiere, insomma chi più ne ha più ne metta, sa perfettamente che esistono delle macchine che si possono utilizzare per determinato tipo di lavoro e altre che vengono utilizzate per altri tipologie di lavoro, sia perché la macchina in sé ha un costo, sia perché la macchina in sé ha bisogno di una serie di manovalanze, accessori. C'è bisogno di, per alcuni corpi macchina, meglio ancora le cineprese, c'è bisogno di cura e attenzione quando viene realizzato un contenuto. Ora, per un evento è un po' più difficile utilizzare un Harry, perché lui poi utilizza questa parola Harry molto generica, perché di Harry ci sono due o tre modelli, ma sono tutti quanti altamente specializzati. La più economica è l'Harry Amira, e costa $40,000, quindi non è da poco. La cosa che mi fa storcere il naso e che vorrei davvero condividere, che voglio condividere con voi, è il fatto che non c'è bisogno di correre dietro a mostrare chi ce l'ha più grosso. Il lavoro creativo, special modo, viene valutato per quello che è, per quello che trasmette, a meno che non vengano fatte delle richieste specifiche. Voglio farvi un esempio: c'è un grande regista che si chiama Steven Soderbergh, che, per chi non lo conoscesse, è quello che ha fatto Men in Black 1, 2 e 3. Per me lui è un grandissimo regista, ha fatto anche tantissimi altri film sopra ogni riga, è stato uno dei primi ad utilizzare il digitale, quindi è un enorme sperimentatore. Tutti i suoi film sono stati sempre di altissimo successo. Lui ha girato un film interamente con un iPhone, un film che è uscito al cinema, forse in Italia non è andato in sala, ma è possibile trovarlo in PTV, o forse non è uscito ancora, adesso non ricordo neanche il titolo. Ha girato un intero film con un iPhone. Il risultato è ottimo, e non perché sia il corpo macchina del secolo, perché sia la miglior fotocamera, no, è perché semplicemente l'idea registica creativa che c'è dietro quel progetto è stata costruita attorno al mezzo utilizzato. Ma al contrario, un evento non può essere costruito attorno al mezzo utilizzato. Non voglio entrare troppo nel particolare, ma non mi presenterei mai da videografo su un matrimonio con un'Alexa, con 50 kg di attrezzatura solo per girare, perché uno, sarei lento, due, ingombrante, darei fastidio, e dopo, quando dovrei andare a montare, avrei dei file pesantissimi da gestire. Avranno di sicuro la qualità migliore del mondo, la fantastica pasta
l'asta dell'Arri, dell'Alexa, ma realmente dovrei spendere altri soldi per avere una macchina per poter montare in tempo reale, perché poi non basta la qualità della camera, non basta la risoluzione, non basta la targhetta tecnica, questo video è girato con Arri per far sì che quel contenuto, quel prodotto sia bello, special modo quando parliamo di eventi. Quando parlo di eventi parlo di cerimonie, parlo di racconti di reportaggistica, insomma questo è quando parlo di eventi. In questa tipologia di prodotto c'è tanto sentimento da dover trasmettere, se si preferisce mettere la tecnica davanti al sentimento, alla creatività o a quello che si trasmette, beh, c'è qualcosa che non va. Ragazzi, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, cosa ne pensate. Il mio naturalmente non è uno sfogo, io non ce l'ho con nessuno, ma semplicemente questa cosa mi ha dato tanto da pensare, e mi ha dato da pensare come attorno a me, attorno al nostro mondo, purtroppo ci si basi troppo spesso solo sull'apparenza o sul far vedere chi ce l'ha più grande, e non sull'utilizzare quello che si ha e utilizzarlo al meglio per poter raccontare al meglio qualcosa. Quindi mi esorto a dirmi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché mi farebbe piacere avere un confronto con voi. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.